Benvenuti in questa video lezione. Oggi vi parlerò dello strumento matita. Quindi andiamo a creare un nuovo documento. Facciamo sempre un documento, diciamo, standard. A4 ci va bene. Ok. Allora, lo strumento matita è questo qui. È uno strumento molto più vicino, diciamo, alla realtà. In che senso? Nel senso che, vedete, vado a creare dei tracciati che sono ovviamente imperfetti, così come è imperfetto il movimento della mano che diamo con il mouse oppure con la tavoletta grafica. Quindi potete notare che il tracciato che viene creato, vedete, è un tracciato che segue esattamente il movimento che diamo alla nostra mano, vedete? Vedete? Quindi ci sono sicuramente dei punti, ecco, zoomando possiamo notare dei punti dove ci sono delle imperfezioni. E quindi punti dove non c'è la fluidità e quindi non sono precisi. Notate, per esempio, questa curva non è precisa, proprio perché appunto è uno strumento così reale che mi va a riportare esattamente quello che è il movimento che sto facendo in questo momento. Ecco, se io noto qui sopra, per esempio, questi punti, ecco, vedete. Questi punti sono dei punti imperfetti, no? Dove magari volevo creare una curva diversa. Però questo appunto è la fedeltà che mi dà questo strumento. Ma ovviamente ci sono dei metodi poi per poterli correggere questi punti e quindi queste imprecisioni. Innanzitutto vado a fare doppio clic sullo strumento matita. E qui mi apre questo pannello. Questo pannello dove c'è una tolleranza per quanto riguarda la fedeltà e quindi che può essere più precisa o meno precisa. E quindi se vogliamo. Per esempio, precisa se vogliamo che i punti siano fedeli e quindi fedeli al movimento del mouse e quindi più precisi e quindi più reali. Oppure la morbidezza per quanto riguarda quindi delle linee molto più fluide, più morbide. Allora facciamo degli esempi, quindi mettiamo la precisione quindi a 2 pixel come era prima. Quindi facciamo un tracciato che diciamo un tracciato che riguarda fedelmente il movimento del mouse, quindi della realtà, così come sto muovendo il mouse. La mano, non lo so, è tremolante o se non ci sono, non c'è una precisione con una tavoletta grafica, così uguale avrò lo stesso tracciato. Se invece vado sempre cliccando 2 volte, ad aumentare, vedete questa precisione, no? Vedete cosa succede? Ecco. Man mano che io aumento la precisione, notate che ho così dei punti e quindi dei tracciati veramente molto più precisi alla fedeltà e quindi alla realtà del movimento del mouse. Rifacciamo invece il movimento con molta rotondità e quindi meno precisione. Ecco. Vedete cosa succede? Quindi possiamo notare le due, no? Le due opzioni, quindi avendo ovviamente
dimestichezza con il movimento del mouse, e possiamo poi eventualmente anche dare una morbidezza. Una morbidezza diversa e cercare di creare delle linee, ecco, che siano più morbide possibile. Ecco, questo qui, appunto perché abbiamo portato una fedeltà, diciamo, a 11 pixel, quindi con una morbidezza diversa, e molto probabilmente quindi queste linee vengono tracciate molto più fluide. Quindi, a secondo dell'utilizzo che ne vogliamo fare, usiamo la precisione oppure la morbidezza, e quindi si nota che qui gli ho dato più precisione e qui gli ho dato più morbidezza. Queste sono le differenze. Ecco, la precisione perché mi ha seguito realmente il movimento della mano e quindi del mouse. La morbidezza cerca ovviamente di dare meno più punti, meno più imprecisioni, e quindi di ammorbidire questi tracciati, questi archi. Perfetto, anche se c'è comunque uno strumento che mi aiuta moltissimo ad arrotondare e quindi a evitare queste imperfezioni, per esempio. Vedete? Ecco, prendiamo questa, per esempio, no? Questa imperfezione. La andiamo a selezionare. Ecco, qui magari avrei voluto avere una curva diversa. E sotto lo strumento matita, qui tenendo premuto, abbiamo questo strumento che si chiama arrotonda. Quindi, dopo aver selezionato il tracciato che io voglio correggere o comunque apportare delle modifiche e appunto arrotondare, mi prendo questo strumento e ripercorro esattamente, ecco, dove io vorrei arrotondare. Comunque un certo arrotondamento, ecco, anche se non molto perfetto, perché comunque la linea. Andiamo a vedere qui, sempre arrotondandolo. Vediamo. Ecco, dobbiamo ripercorrere con questo strumento, vedete, il tracciato, e quindi mi aiuta ad arrotondare quantomeno quei punti, eliminando un po' di punti di ancoraggio, e quindi appunto dando una forma più armoniosa al tracciato stesso. Ecco, con questo ripercorrendo la linea, il tracciato, mi dà questa rotondità, perché appunto mi toglie dei punti di ancoraggio. Facciamolo su questo, oppure vediamo cosa riusciamo ad ottenere. Ecco. Dobbiamo cercare di ripercorrere. Ecco. Più passiamo di sopra e più viene arrotondato, perché vengono ecco, vedete. Vengono tolti alcuni punti di ancoraggio che davano le imperfezioni al disegno stesso. Ecco, vedete? Quindi, facendo, quindi agendo sullo strumento a rotonda, riusciamo quantomeno ad avere comunque diciamo, dei disegni, dei tratti più armoniosi, se vogliamo, proprio perché in queste curve li otteniamo, perché vengono diminuiti questi punti di ancoraggio. Ancora abbiamo lo strumento cancella. Ecco, lo strumento cancella, lo dice la parola stessa, mi rimuove, ecco, andiamo ad aprire.
mi rimuove esattamente il punto e quindi il tracciato dove io sto intervenendo con il mouse. Quindi vado a selezionare un tracciato, mi prendo lo strumento cancella, ripercorro esattamente il punto dove io voglio eliminare quel pezzo di tracciato. Ripercorro e quindi mi toglie, fino al punto dove io, dove io praticamente smetto di cliccarci sopra. È molto uno strumento molto semplice, quindi mi aiuta moltissimo a modificare e a rivedere un attimino questi tracciati appena creati. Perfetto, poi per ultimo vi voglio far vedere, per esempio, selezionando questi tracciati, se io volessi unire questi due tracciati, vado a selezionare questo punto di ancoraggio, tengo premuto Shift e seleziono quest'altro punto di ancoraggio. Vedete? Sono i due punti di ancoraggio che io ho selezionato. Poi vado a cliccare con il tasto destro del mouse, Join, e unisco, vedete, i due tracciati e quindi vado a unire questi due tracciati che molto probabilmente prima magari non erano stati uniti per bene. Quindi vogliamo rifarlo con questo, facendo un altro esempio. Ricordatevi il selettore direzionale per andare a, ecco, a cliccare sul punto di ancoraggio. Vedete, questo è il punto di ancoraggio che abbiamo cliccato. Shift del tastiera, tengo premuto, clicco sull'altro punto di ancoraggio, tasto destro, vediamo, ecco qua, ovviamente ho cliccato su una parte sbagliata, facciamo questi, punto di ancoraggio, shift, punto di ancoraggio, tasto destro, andiamo ad unire, ecco qui, anche perché lì c'erano molti punti e non eravamo riusciti a premere sul punto di ancoraggio giusto. Quindi per unire i due tracciati, per unire due tracciati in un unico tracciato, ci sono questi passaggi che sono molto semplici e quindi ci aiutano tantissimo con il tasto destro del mouse.